Sicuramente intanto ne abbiamo un'altra con loro ed è l'unica importante che abbiamo adesso di partita, non ce ne stanno altre almeno per noi adesso. Poi dopo si vedrà, sicuramente dovremmo trovare molta più amalgama, molta più concentrazione, molta più forza sia fisica che di testa per riuscire a incontrare eventualmente, perché ancora non si sa, le squadre future, però intanto per noi ci interessa sabato e basta, perché l'avevo già vista in casa nostra non aveva giocato male, anzi aveva fatto una buona partita anche da noi. Poi anche lì alcune scelte finali da una parte all'altra. Gli arbitri, purtroppo queste sono tutte partite così. Poi, soprattutto quando si gioca dei derby, playoff alla secca delle tre partite, è normale che si possano creare situazioni del genere e che squadre anche che magari sulla carta sono inferiori, però in realtà dopo bisogna andare in campo, la carta conta poco. Quindi, alla fine, loro come oggi hanno dimostrato che sono stati più bravi. Avevo detto ai miei giocatori che il risultato del primo tempo non doveva trarci in inganno perché avevamo tirato molto bene, anche tiri a volte scriteriati, perciò eravamo in fiducia che la partita sarebbe stata dura fino in fondo perché sapevo loro sarebbero cresciuti e immaginavo le nostre percentuali non durassero fino in fondo. A questo si è aggiunto questa ridda di infortuni, diciamo, che fanno parte del gioco. Tutto sommato, comunque, ritengo che abbiamo fatto una prova. Adesso gli aggettivi sono difficili da trovare perché uno può dirne uno qualsiasi, sì, vabbè, è giusto. Diciamo encomiabile, encomiabile per atteggiamento, per voglia. Poi abbiamo fatto molti errori, in fondo avremmo potuto anche perdere, sinceramente. Però credo che chi ci ha visto giocare oggi, come tutto l'anno, non possa rimproverare niente a nessun giocatore che è entrato a partire da Serena, che è stato nettamente migliore per largo tratto della partita, ai minuti che ci hanno dato anche Toscano De Angelis, che ci hanno permesso di rifiutare, anche se poi hanno fatto errori, hanno sbagliato tiri, perché sono ragazzini così come Pastore. Però in questo momento noi dobbiamo avere energie da parte di tutti, le abbiamo tirate fuori. Avevo detto domenica dopo gara 1 che ero convinto potessimo tornare a Ferentino, ci torneremo. Bello, dai, proprio bello. Nel primo tempo comunque abbiamo giocato un primo tempo, al di là delle percentuali, anche importantissimo dal punto di vista dell'intensità, in una partita del genere, cioè tirare fuori un primo tempo così, in una partita con spalle al muro, è un segnale non da poco. E poi in fondo abbiamo stretto i denti, dimostrando secondo me attributi, cioè il canestro di Tavernelli è pazzesco secondo me. Quel canestro su dietro pick and roll, un canestro pazzesco di uno che sta giocando su una caviglia sola, perché Tavernelli ha un problema di tendinite molto intensa, lo vedete a zoppicare anche mentre giocava, poi ha fatto un canestro pazzesco, la dimostrazione di tutto quello che avevamo dentro e il fatto che non volevamo che finisse oggi. E ripeto, bello, bello è la cosa che mi viene da dire. Questa è la nostra lista della spesa per da qui a domani mattina per capire che cosa c'è. Sì, diciamo che l'osteopata e i fisioterapisti mi hanno detto che Plateo con un adeguato ritmo terapico per sabato avrebbe potuto dare qualche minuto, però voglio dire, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Noi adesso dobbiamo fare 2 giorni solo a rimetterci a posto, a parlare delle cose, praticamente non lavoreremo, non ci alleneremo da un punto di vista fisico, faremo del lavoro con il nostro preparatore per recuperare la fatica, per mettere a posto magari qualche problemino fisico, tanto lavoro da parte dei fisioterapisti, tanto lavoro da parte della società che già prontamente, come ti ho detto prima, il presidente si è già mosso per aiutare i giocatori già da domani mattina alle 8 a ricominciare e va bene così, speriamo che Tommy sia partito, speriamo che più gente possibile sia di questa partita, ce la siamo guadagnata, ce la siamo meritata. Io non parlo delle cose degli altri, non è una parte che mi interessa, parlo della mia squadra, perché loro fossero nervosi, perché loro. Ho già abbastanza di che pensare dei miei. Non dimenticate questa cosa analizzando, perché una serie playoff è analizzata lungo le partite. Loro sono una squadra nettamente più forte di noi, loro sono una squadra che gioca per vincere il campionato. Noi siamo una squadra di bravi ragazzi che hanno guadagnato un giro su una giostra e ogni tanto strappano la coda. Adesso mi ha strappato una coda, vogliamo fare un giro in più. Questa è la verità, secondo me.
Io però non credo che uno vada in campo così leggero, dice vabbè non ho pressione, cioè, la pressione c'è da tutti, per poi quando arrivi lì, giocatori soprattutto, cioè non è che uno pensa, cioè, questi ragionamenti li faccio io da allenatore, Fiorentino è più forte, io, cioè i giocatori si sentono, quando entro in campo pensano di essere sempre più forti, cioè giocano contro Michael Jordan e dicono sì vabbè ma adesso gli faccio un canestro anch'io, per cui vanno in campo con una pressione, oggi i miei giocatori erano tesi, erano nervosi, erano carichi, volevano vincere, erano con le spalle al muro, ma come sono tutti i giocatori che giocano per il pallacanestro, nessuno secondo me parte mai battuto da dire ah ma oggi non ce la farò mai. Queste sono considerazioni che possiamo fare noi dalla parte tecnica, a priori, posteriori, dopo, questo è un altro tipo di discorso. Secondo me di partenza la pressione di qua, la pressione di là, c'è una partita da giocare, tutti la vogliamo vincere e questo è quanto. È stata una partita veramente spettacolare. Abbiamo lottato fin dal primo momento, siamo andati in testa, siamo stati fino a 22-24 punti sopra e giustamente come dice il coach ci aspettavamo la rivolta del Fiorentino, loro sono stati molto nervosi e devo dire che sono stati anche scorretti, sia come società, lo voglio dire per televisione, che come staff tecnico. E quindi sì, si può sentire un derby, e noi siamo andati a Fiorentino con umiltà, abbiamo subito falli e ingiustizie, siamo venuti via con meno tre e sono sincero, non abbiamo fatto tutte queste storie. E mi vedo questa confusione dentro il palazzetto dello sport fatta dai dirigenti del Fiorentino e dallo staff tecnico. Certamente non è una cosa bella vedersi. Io mi auguro che in gara 3 saremo pronti a rigettare l'assalto del Fiorentino, che senz'altro sarà forte, e di poter portare a casa il risultato e per continuare questa grande avventura dei playoff che io non mi sarei mai aspettato di fare. Quindi ringrazio i ragazzi, soprattutto tutti. Questa sera avrei festeggiato con loro ugualmente anche se avessimo perso. Il nostro risultato, il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto da 3 settimane. Siamo tutti quanti tranquilli, ecco perché ci lasciamo portare soltanto dagli eventi, però siamo tranquilli, siamo sereni, siamo pronti a combattere. E mi dispiace soltanto per quegli atleti, quei ragazzi che si sono fatti male. Più volte ormai abbiamo Plateo e Milani che sono stati fuori in questo scorcio di fine campionato e sono veramente dispiaciuto. Però nonostante che stessero male, loro sono tutti sempre vicino e sono lì a confortare i compagni. Devo dire una cosa sola con grande soddisfazione, quella di quest'anno è un'altra squadra rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso ho avuto soltanto dispiaceri, quest'anno tante soddisfazioni e tanti piaceri. Quindi io ringrazio prima il coach, perché senza di lui certamente questi risultati non l'avremmo mai avuti. Poi ringrazio tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo. Hanno fatto male e bene, però quando hanno fatto male devono essere perdonati perché siamo stati sempre più bravi degli altri. Quindi è stato questo un campionato molto bello, molto allettante, molto di soddisfazione e io mi auguro di rifare il prossimo campionato insieme a molti di questi atleti, insieme naturalmente al nostro coach che sarà ancora con noi e di farlo con un'altra pretesa, non solo quella di rimanere nella divisione nazionale dilettanti, ma anche di salire. Quindi c'è questo orgoglio, questo l'unica cosa, ditelo, scrivetelo, ripetiamolo tutti quanti al palazzetto, vogliamo vedere anche tanta gente e vedremo questo di permetterlo anche con una campagna abbonamenti che faremo con un prezzo stracciato da €1-1,50 a partita per tutto il campionato. Grazie. Speriamo che i nostri ragazzi sabato prossimo vincano ancora. Io faccio i complimenti agli avversari perché comunque hanno fatto una grande partita, secondo me. Il problema è che tra gli avversari di stasera devo mettere il signor Boscolo. Obiettivamente non mi è sembrato assolutamente all'altezza della situazione.
ha regalato troppe situazioni favorevoli, dai due punti regalati sull'interferenza, ai falli tecnici, ai falli antisportivi. Il mio secondo tecnico viene da una palla fuori nettissima dove loro hanno realizzato. Quindi massimo rispetto per gli avversari perché hanno vinto, hanno prodotto una grandissima partita. Ma ritengo che questa partita non sia una partita vera. Ripeto, tra gli avversari c'è il signor Boscolo che stasera veramente era in una serata davvero storta. Per cui non ho nient'altro, cioè, tutto mi parte da qui. Le sue valutazioni sono state davvero, secondo me, incomprensibili. Se un arbitro concede quelle cose agli avversari, bravissimi loro a farle, bravi, ripeto, sono bravissimi. Se l'arbitro gliele concede, se permette, è chiaro che si innervosisco. Ci sta tutto. Se poi oltretutto vengono punite tutte le situazioni con antisportivo, con falli tecnici, di simulazione, quando poi punisce la simulazione di Panzini, ma non mi punisce alla fine del terzo quarto la simulazione di Tavernelli, bravissimo lui a guadagnarsi il fallo a 18 secondi alla fine, a 10 secondi alla fine. Ragazzi, di che parliamo? È normale che ti innervosisci, mi sono innervosito anch'io, fuori dubbio. Poi ho sbagliato, ma credo che più di me abbia sbagliato lui per la serata. Con grande rispetto, ripeto, la prima cosa che ho detto per gli avversari, perché meritano il rispetto che hanno fatto una grande partita. Potevano vincere lo stesso con un arbitraggio normale. Ma sicuramente i primi due quarti eravamo, a prescindere da tutto, secondo me meritavamo sul campo. Sicuramente negli altri terzo e quarto quarto ci possono essere state delle scelte sbagliate da parte dell'arbitro, questo non spetta a me dirlo. Sicuramente io mi sento tranquillo nel dire che a prescindere da tutto, nell'ultimo quarto con in campo tre ragazzi del nostro settore giovanile siamo riusciti a portare a casa la partita, quindi secondo me, a prescindere da tutto, abbiamo dimostrato grande cuore da parte di tutti, perché l'ultimo ragazzo arrivato, di 16 anni, è entrato e ha giocato come plateo che non c'era. Quindi penso che la nostra forza oggi è stata questa. Poi i fischi degli arbitri sicuramente magari hanno favorito noi, però questo non credo abbia cambiato la partita. Noi, secondo me, stasera meritavamo di vincere. Con tre infortunati sono entrati tutti e tre i ragazzi delle giovanili, quindi sicuramente questo peserà moltissimo sabato, perché in casa loro non è come giocare qua. Loro sono una grande squadra e hanno tutte le carte in regola per passare il turno, però noi, se siamo qui, non è certo per fare gli spettatori, quindi sabato andremo là per vincere. Poi si può perdere a questo sport, e gli stringeremo la mano e andremo a casa, però io credo che soprattutto oggi Latina abbia dimostrato che si meritava almeno oggi di portare a casa questa partita, e quello che sarà sabato andremo là io e Salvatore e Comandini e giocheremo noi tre, però sicuramente andiamo là per cercare di quantomeno di provare a passare il turno, anche se sarà difficilissimo sicuramente. Io penso una cosa, per quanto possano essere pesanti i fischi, sono stati sia dannosi da un lato che dall'altro. Non voglio ribadire quello che ha detto il coach, però secondo me noi abbiamo meritato dal punto di vista di gioco squadra. Noi siamo stati una squadra, abbiamo giocato con dei giovani che era la prima volta anche che mettevano piede in campo e non hanno fatto altro che mantenere l'intensità giusta che serviva a noi. Il punto di tutto è il gruppo, noi ci crediamo, crediamo nel lavoro che facciamo e ogni volta che entriamo in campo entriamo per dare il massimo. Quel largo vantaggio è stato proprio l'impronta della partita, la voglia di vincere, che poi sotto il lato fisico e gli infortuni ci ha un po' penalizzati, però comunque la nostra marcia era quella. Poi siamo arrivati anche a un certo punto del campionato, la fatica si fa sentire, siamo stati bravi però mentalmente a tenere il passo di Ferentino. Significa grande gioco, significa giocare a pallacanestro, significa che ogni giocatore della nostra squadra ha la possibilità di far canestro. Secondo me avere la capacità di ogni giocatore di saper far canestro e di poterlo fare all'interno di tutti i nostri giochi è una cosa molto importante, perché non dà punti di riferimento a una squadra avversaria. Quanto agli infortuni, ormai non ci facciamo più caso, è già da un mese a questa parte che ce li portiamo dietro, ormai ci ridiamo su. Speriamo ogni giorno di portarne uno in più con noi, però ci sono i ragazzini, pazienza, comunque ne aggiungiamo sempre 10.